Ciao a tutti, io sono bentornati su TGaming. Siamo ancora qui su Discord Mind. Allora, un po' che dovevamo entrare, qualcuno ha fatto irruzione. Ecco, partiamo subito con una cattivissima notizia. Allora, oggetti rubati. Ok, un po' di cibo e l'acqua. Questo ha trovato un bel po' di robette. Vi ricordate, avevamo trovato un bel po' di roba. Ok, allora, Katia sta morendo di fame. Poi la farete pronta, ti serviranno delle bende. Allora, noi. Oh, zitti. Questa se n'è andata a dormire. Allora, facciamo subito una cosa. Tu vai a parlare con lui. E mo poi dopo lo bendiamo pure. Adesso cerchiamo di recuperare un attimo. Voi mi avete detto, dici qui, dici qualcuno ci deve parlare. Va bene, però per farcela parlare, no? Perché lei è affranta, quindi non si muove. Per farcela parlare, in teoria, mi dovrebbe uscire la nuvoletta. Altrimenti non mi ci fa parlare. Quindi è questo che io non capivo, perché... Allora, senti, aspetta un attimo, Pavele... Ferito il recupero, dai, va bene. Adesso se lo ribendiamo, in teoria dovrebbe andare meglio. Ok, adesso questi parlano un attimo. Dai una bella scossa, così un po' più tranquilla. Leggermente ferita. Ok, adesso questi stanno a parlare, perfetto. Purtroppo dobbiamo aspettare un attimo, perché non ci abbiamo altri per... Aspetta un attimo, compà. Andiamo a parlare. Ok, allora eccoci qua, intanto hanno finito di parlare. Ecco qua, parla con questo, è baratta. Vediamo se questo ha qualcosa di interessante da darci e noi qualcosa di interessante da scambiare. Tipo, per il momento sa che noi non abbiamo fumatori, di conseguenza però noi quello che ci serve è il cibo. Quindi vediamo che possiamo rimediare, eh. Mi serve un'altra benda perché adesso lui la va a utilizzare. E vediamo un po'. Poi che possiamo... Ah, ma cazzo, che roba mia. Son pazzo. Scusate, ma ero un attimo confuso. Non è bella questa come situazione, eh. Allora, vediamo un po'. Questo c'ha del cibo. Una di queste, due di questi. Ce la prendiamo. Se riusciamo a prenderci anche una di queste. Un po' di queste ci possono servire. E ok. Cosa puoi darmi? Benissimo, vediamo se... Oh, te sto dal tabacco, aspetta un attimo, pian piano ti darò un po' di tutto. Madonna, questa è la roba che vuole. Logicamente, vedete, non basta riprova. Non gli ha proprio un culo sto fatto che noi diamo praticamente tutta merda e gli stiamo a chiedere la roba buona. Allora, questo però potrebbe essere... una buona cosa in teoria, perché ci possiamo fare. Aspettate, va, vediamo un po' come se la potremmo mettere. Perché allora, se io ci butto questo, lui mi dice ancora che non gli va bene. Vabbè, ci do un po' di zucchero. Non basta riprova. Non basta riprova. Ah, questo zucchero me lo tengo io. Te do un po' di questa. Vediamo, vedete, fatta andare bene. Perché, ok, va bene, affare fatto, perfetto. Allora, prendiamo bella robetta, però anche noi, insomma, non gli diamo poco. Basta così. Ok, allora. Adesso tu torna un attimo qui. Questo si sta a bendare. Perfetto. Ha fame. Ha molta fame. Ok. Allora, tu... Vedi se riesci a parlare con questa. Io non so se è possibile questa cosa, ma adesso vediamo. Nel frattempo, questo gli facciamo fare. Eccolo qua. Uno di questi. Parla con lei. No. Vedete, io come fa a fargli parlare? Non è possibile questa cosa. Perché se non mi dà il segnalino sopra, io non posso farli interagire. Cioè, io la vorrei pure far parlare con qualcuno, ma il problema è che lei non vuole interagire con nessuno. Di conseguenza io gli posso fare poco, ragazzuoli, perché... Cioè, non gli posso portare il cibo, perché in teoria, cioè, quando sono nel letto così, se hanno fame, mi dà l'opzione per poter riportare il cibo, ma in questo caso non me la dà, quindi non gli posso portare il cibo, non la posso far parlare con nessuno. Cioè, io questa che cazzo gli faccio? La posso soltanto lasciare crepare di fame, perché non ho altre soluzioni, insomma. Ok, questo sta a produrre l'acqua, perfetto. Ok, vieni qua. E mangia. Perfetto. Ok. Allora,
Intanto questi stanno al recupero, noi facciamo termine a giorno, ragazzuoli, e purtroppo penso che quella al giorno dopo non ci arriva. Penso che morirà prima. Però purtroppo io, ragazzuoli, non so che cosa fargli, quindi rimarrà così. Questo intanto speriamo si recuperi. Vediamo un attimo dove possiamo andare. Bordello, magazzino, alla chiesa. Andiamo alla chiesa, va. E vedremo che riusciamo a rimediare. Qui, ragazzuoli, sicuramente ci sarà da rubare, perché alla chiesa mi ricordo c'era, insomma, parecchia gente. Il problema è uno solo. Il problema è questo, il fatto che, allora, quello che io non mi capacito è il fatto che se rubo, anche se non mi vedono, mi prendono pure ladro. Quindi c'è un attimo da capirla sta situazione. Perché sennò, se potevo rubare senza che loro se ne accorgevano, era un discorso. Ma se te vedono, te prendono pure ladro. Quindi, allora, una volta c'era gente pacifica qui dentro, adesso non lo so più. Quindi adesso andiamo a vedere, eh. Vai, vai, scendi, scendi. Non mi sento proprio tranquillo, eh. Se non c'è nessuno, meglio ancora. Però, ecco, infatti, oddio, quello non mi pare proprio tranquillo, raga. Quindi vediamo, cioè, cerchiamo di non farsi vedere prima di tutto. Facciamo così. Qui c'è per scendere, sì, c'è una scala. Ok. Se riusciamo a non farci vedere, è meglio. Quindi, prendi tutto. Ok. Andiamo di qua. Poi pensavo come arrivarci, c'è una scala. Ah no, la scala è di là, vanno sotto. E allora niente, siamo da far vedere per forza, mi sa. Ah no, no, da qui, da qui, da qui, da qui. Questo è impegnato, quindi se smetti di correre, testa di cazzo. Ecco. Ok, perfetto. Quello sta ancora a cercare. E noi continuiamo invece a fregasse roba. Ok, allora, questa se l'abbiamo. Allora, aspettate un attimo, perché qui c'è da lasciare questa. E se abbiamo la parte di pistola. Poi le munizioni queste qui se le lasciamo. E se abbiamo la sigaretta rollata bene per il momento. Ma io spero di trovare qualcosa di più significativo, insomma, di sta robetta qui. Tipo questa, benissimo. Allora lascerò questi e mi prendo questa. Ok. Allora io ho paura andare sotto. A parte il fatto che tanto ci sono le cose da togliere. Cazzo, 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 cazzo. Sento qualcosa. Oh, no, 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 ma che sei scemo? Oh, ma che te sei più al matto? E vaffanculo, fino alla mignotta. Vabbè, dai. Dai, vabbè, ma questo è un fiamma mignotta, però. Proprio in quel momento a Scianiccio avevo più modo di risalire. Cioè, l'unica scala che c'era per risalire era quella lì. Dai, vabbè, ma che fiamma mignotta. Spero che ti scoppi a mano. Ha trovato le munizioni in tempo per venire a sparare. Katia, vaffanculo pure tu. Di mortacci tu e della tua cosa. E niente, raga, mi sa che qui la vedo proprio buia io. Ma buia, buia, buia. Raga, vi dico, a sto punto andiamo a puttane. Ma che rimani? Ma che me... No, da rimanere per forza. Perché da rimanere per forza? Qualcuno ha fatto irruzione. Ci hanno inculato un puttane di roba. Questo non si alza dal letto. Ferito. Ha molta fame. Va a magnà. Cioè, siamo rimasti solo che con questo. Regan, dove mannà? A puttane. L'unica soluzione è a puttane. Mi sembra la cosa più logica. Cioè, non c'è più niente a fare. Famo la pistola, andiamo a puttane. Se potevamo fare la pistola, famo la pistola, andiamo a puttane, raga. Basta, ho deciso. Guarda la roba magna che ci hanno curato. Se fino alla mignotta. No, no, è deciso. Andiamo a puttane. Allora, no, magna tutto. Che c'è cula. Viene qua a ridatte un'altra bendata. Tanto, cioè, a quanto ho capito, cioè, questo l'avrò fatto bendare, se non erro, 4-5 volte. E è stato a riposo per 4-5 giorni di fila. E non è guarito. Non è guarito. Mortacci sua.
te dico, ma fatte pure de droga, tiè. Affanculo, tanto ormai sta partita da puttane. Ecco, fatte de droga, bene. Così, bene. Meglio, meglio, non ti preoccupare. La roba antidepressione. Andiamo, andiamo sotto. Vieni di qua. Vedete se questo lo potremo ampliare. No. E potremmo fare la pistola, raga. Coltello ce l'abbiamo, che cazzo ci fa? Una bella puttana col coltello, andiamo via. Termine giorno. Allora, ben rovistato. Sì, una puttana, così, ecco qua. Una pia solo il coltello. Dov'è? Eccolo qua. Coltello. Na fa culo, andiamo, raga. Adesso basta, è giunto il momento. Le cose si fanno per bene. Andiamo piano però. Oh, dove cazzo corre, scemo? Sì, è la prima volta che ho visto un posto come questo, tutte così dite, raga. Birichino. Chissà perché cerchiamo, vabbè, in speranza di trovare qualcosa di figo. Continuiamo la nostra ricerca. Ma in realtà quello che voglio fare io è ammazzare gente. Quindi entreremo. Così, senza sbattenesene di nessuno. Andiamo di quando ci sono le puttane. Le puttane sono qui al piano di sopra. Oh, i big money, bitch. I big money. Ah, questo mi fa scambiare. Ciao, ho delle cose da scambiare. Non mi interessa. Quante siete? Gli mortacci vostra, quante siete? Oh, no, ma dove abbisco? A coltella, cazzo. Fatte valere, porca troia. A coltella. Non te fa sparare, da vicino così non te può sparare. A coltella. A coltello, cazzo. Fa culo, mignotta. Ta. No, dai, però uno mi ha ammazzato, raga. La vendetta se la siamo presa. Ci voleva la vendetta se la siamo presa. Sono morti tutti come stronzi. Cioè, sono morto come uno stronzo. Pavel è morto. E ne sono rimasto solo. È tutta colpa. Allora, raga, questa partita è andata male per Bruno. Bruno se n'è andato, quell'altra si è depressa. Il vecchio si è fatto sparare, qualcuno ha fatto irruzione, c'è più nessuno, chi ha fatto irruzione? Comunque, ragazzi, cioè, una cosa impressionante, è la terza volta che fa sta serie e la terza volta che perdo. Io sono una pippa rara a sto gioco. Vabbè, comunque con la tristezza nel cuore, ragazzi, chiudiamo qui il nostro video. Mi raccomando, condividete con gli amici, aiutateci a crescere, continuate a seguire le serie che stiamo facendo. Un saluto a tutti da Wolf, ciao a tutti, ragazzi. E tu, ragazzolo o ragazzola, cosa stai facendo ancora lì? Vuoi vedere il nostro ultimo video qui, direttamente nella nostra anteprima? Oppure iscriverti al canale se non l'hai già fatto e mi raccomando iscriviti. Oppure ancora, guardare i nostri sponsor Element oppure Vincenzo, il classico per tutti i nostri sound. E mi raccomando, non dimenticate di cliccare nella pagina sottostante di Start Gaming se vuoi dei sconti nei nostri giochi.